come ti appresti a questa nuova stagione dal punto di vista lavorativo e con le sensazioni verso una Fiorentina Basket che punta a radicarsi a Firenze? Ma guarda, personalmente ti dico, dal punto di vista professionale è stato solo, siamo cresciuti, quindi riesco, essendoci Andrea che si occupa veramente totalmente a 360 gradi della squadra, e quindi questo, avendo un coach come Andrea, l'unico modo per ottimizzare la sua presenza è metterlo in condizioni di esprimere tutto il suo potenziale. Per quanto riguarda la Fiorentina, questa è la mentalità della Fiorentina, cioè una startup continua, quindi tutti devono riuscire a portare utilità. Guai a chi si considera esentato o esonerato dal portare uno sponsor o aprire una possibilità in qualsiasi campo. Quindi personalmente io sono stato sempre, fin dal primo momento, in discussione, ma perché se sbagliavo io purtroppo era compromesso il progetto. Ora fortunatamente questa società ha acquisito forza, vigore, e questo mi permette di andare a cercare di consolidare ancora di più la parte e il network degli sponsor. Ecco, invece per il campionato è un girone A che cambia probabilmente un po' di valori con il nesso delle squadre lombarde, una Fiorentina comunque ha sì 3 confermati ma tanti volti nuovi. Come hai visto la squadra in questi mesi di preparazione e come la vedi all'interno del girone A? Allora, la squadra non è una sorpresa la nostra, perché con Andrea abbiamo selezionato, probabilmente lui, se ti rifai vedere gli appunti, sono enciclopedici, nel senso che eravamo partiti con una miriade di nomi analizzati dal punto di vista e tecnico e umano, proprio come uomini, sono arrivate queste figure che sono state scelte a 360 gradi, quindi estremamente volute. Siamo convinti che tutti possano fare rendere al meglio. Per quanto riguarda il girone, è un girone che vede il ritorno di due squadre che diranno la loro sicuramente, come Pavia e come Milano. Pavia promossa, mentre Milano è ritornata in questo girone, e che è stata inserita in questo girone, e che sicuramente daranno del filo di torcere anche a noi. Noi riusciremo a essere squadra temibile nel momento in cui l'approccio a 4 ruote motrici che ha la società, che ha il coach, sarà messo anche sul parquet, sul rettangolo da gioco. Allora, a quel punto saremo una squadra che potrà dire la propria contro tutti gli avversari.